Purtroppo questi episodi stanno diventando frequenti, sono pesanti e merito ancora di più a questi ragazzi, perché oggi poi si giocava anche di pomeriggio, quindi era sicuramente più faticoso. Siamo riusciti comunque ad andare in vantaggio in 10, a giocare 50 minuti in inferiorità numerica, a subire un pareggio su rigore molto dubbio, a trovare il rigore, l'espulsione, poi dopo tutto nostro, perché questi rigori così importanti ci capita spesso di non sfruttarli, però è chiaro che è una partita che adesso poi abbiamo fatto il punto, va bene, ma la potenzialità della squadra era di poterla vincere anche così. Diamo il lato positivo, un punto che comunque serve a restare al secondo posto. Quello sì, indubbiamente, siamo lì a pari col Milan, aspettando adesso la partita della Juventus. Ci sono anche le altre squadre che hanno difficoltà, abbiamo visto il Napoli pareggiare col Cagliari, a dimostrazione che anche per noi le prossime partite, Parma, la prossima settimana Benevento, Genoa, sono tutte partite difficili. Dobbiamo stare molto, molto attenti, però avere anche la fiducia e la rabbia giusta per arrivare.